The Day, lo sbarco degli immigrati, Guerra Mondiale 2. Il 6 giugno 1944, 150.000 immigrati sbarcano sulle coste europee, pronti per venire qui a rubarci il lavoro. Si trattò dello sbarco più numeroso di immigrati, noto anche come D-Day, dove D sta per D di Domodossola e Dai per... Dai, lo facciamo sto sbarco? No, domani c'ho mia zia che sta a pranzo, non posso. Ma perché lo sbarco lo hanno fatto proprio in Normandia? In realtà la meta doveva essere Gallipoli, ma in estate sulle spiagge salentine ci sta troppo bordello, così hanno pensato alla costa nord della Francia, che tanto chi è che ci va al mare là che è una cosa freddissima. Poi gli alleati sotto il fuoco tedesco canticchiavano «Spiagge che vivono di notte lungomare!» Ovviamente l'operazione è stata chiamata con un nome in codice e i TG non ne hanno parlato per permettere ai poteri forti e alle agenzie non governative di far immigrare più gente possibile clandestinamente e favorire le cooperative sociali. Così loro con 35 euro al giorno a dormire negli hotel e noi invece costretti a subire una dittatura che ci ha portati in una delle guerre più brutte della storia. Pensate che il dittatore era così cattivo che ha persino vietato l'uso del caffè! E mentre gli immigrati avevano il wifi gratuito negli hotel, agli italiani era vietato avere la connessione internet a casa. E noi come facevamo a stare svegli e sapere le cose? Infatti è stata solo una tecnica perché così la gente era addormentata e non poteva ribellarsi. Renzo Piano, quando ha progettato il Mar Mediterraneo, non aveva pensato che ci sarebbero stati così tanti sbarchi di immigrati, altrimenti avrebbe costruito un oceano. Guardate a caso, dopo questo sbarco, ci sono stati così tanti immigrati che i furti in appartamento sono aumentati vertiginosamente. Fu proprio un furto nell'appartamento di Vittorio Emanuele III a convincere l'Italia a entrare in guerra e a vincere la Guerra Mondiale 2 battendo la Germania ai rigori. La Guerra Mondiale 2, a differenza della Guerra Mondiale 1, è stata più lunga di 2 anni, ma comunque scorrevole nel suo complesso senza annoiare troppo lo spettatore. Dai un'occhiata agli altri video, nel senso proprio quelli degli altri, e perditi i prossimi episodi di Storici Mai. La storia non è mai stata così. Questo programma è stato presentato da... Segui e commenta Canale Test su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Netlog e altri social dismessi.